Gamer e oggi siamo tornati su Crystal Isles perché non volevo andare su Aberration. Yeah! No, non è vero. Allora, su Aberration ci voglio andare perché dobbiamo andare a prendere gli ovetti di Dragos. Drago di roccia. Però mi sono resa conto che il Carkinos che avevamo preso è di livello schifio e quindi lo stiamo facendo level upare un po' prima di andare a morire, nel tentativo di prendere appunto un ovetto ai draghi di roccia che si trovano nelle profondità di Aberration, nei luoghi più oscuri e terribili. Dunque, allora, Ginetto è mezzo ignudo perché in realtà noi ci siamo preparati molto bene con la tutina per andare sott'acqua, narcotici, balestre, non una, non due, ma ben tre balestre, perché lo so già che la balestra si rompe nel momento più bello, perché finalmente vogliamo andare ad esplorare le profondità sottomarine di Ark. In realtà non ne ho tanta voglia perché c'ho sempre tanta paura. C'è qualcuno che sta camminando molto. Chi è che fa sto casino? Ah, è l'Oviraptor che è libero qua dentro. Ok, va bene, non importa. E dicevo, le profondità marine di Ark a me mettono tanta inquietudine, tanta paura. Come in realtà tante cose su Ark. Però non importa, ci siamo bevuti una dose di coraggio liquido, ovvero abbiamo fatto overdose di caffeina e quindi siamo pronti a partire. Allora, sono un po' indecisa se andare con il rospino o se andare con il sarco. Perché con il sarco mi sento più sicura, sinceramente, perché è un po' più cazzutiello. Però con il rospo siamo più veloci e anche via terra un'ottima creatura, nel senso si muove abbastanza rapidamente. Comunque, allora, sott'acqua vorrei andare a prendere prima di tutto uno squaletto e dopodiché andare a prendere un bel plesiosauro. Vediamo se ci va a culo e troviamo uno squalo nella pozza che c'è qua sotto. Fammi vedere, no. No, non c'è niente. Non c'è anima viva in sta pozza. Già una volta c'erano delfini, squali, c'era di tutto. C'era anche il Lizictis, dannazione, in sta piscinetta. E adesso no, nulla, va bene, non importa. E dunque, io direi sì, proviamo con il rospino e poi vediamo come va. Peraltro, io spero che l'audio si senta bene, perché sto registrando con la cagnolina Pippi, non la iena, ma la cagnolina seduta in braccio perché non vuole scendere, quindi sono abbastanza lontana dal microfono e dalla scrivania. Sto giocando in modo scomodissimo, però non riesco a metterla giù perché è troppo pucciosa, si è addormentata qui, quindi mi dispiace spostarla adesso. Oh mio Dio, quanto è dolciosa e tenerosa, pucciosissima. Vabbè, basta, allora armiamoci e partiamo. Mettiti il tuttino. Oddio, è vero che si vede malissimo con la maschera. Porco cribbio, quanto mi dà fastidio sta visuale. Però sott'acqua i colori sono belli nitidi rispetto al solito. Abbiamo pulito la maschera, Ginetto. Là, squali. C'è uno squalo, cos'è? Nero. Ma è nero quello squalo. Ah no, è blu. Bello. È molto bello. Però è 43. 43 non è un granché. Tra l'altro ci sta venendo tanto incontro. Tanto incontro. 43. Oddio, questo lo prenderei più che altro per bellezza. Non per altro. Aspetta che lì c'è un altro. Mi faccio vedere il livello, signore. Lei è un 21. Niente, ovviamente no. Aspetta che c'è pieno di mante. Sì, decisamente forse è meglio andare con il rospino, perché comunque ci sono qui dei pezzetti dove vedo che l'acqua è molto bassa. Con il sarco ci metteremo l'eternità di sempre. Allora cerchiamo di rimanere abbastanza vicino alla base, così non dobbiamo stripparci male. Ah, Pippi, stai buona. Pippi, mi sentirai urlare. Non farti problemi. Qui mante. Anche una manta non l'abbiamo mai presa in effetti. Ma la manta è passiva, vero? No, non ho voglia di roba passiva oggi. No, voglio sparare in faccia a qualcuno. Nope. No, quella qua troppo bassa. Non troveremo mai un squalo di livello decente qua, mi sa. Ah, che pilloline. Ma mi devo allontanare davvero da casa? Io spero di rimanere vicino a casa. Aspetta, fammi vedere da questo lato. Mi sembra che questo sia un lato fortunato. Non so perché. No, sempre acqua super bassa. Ah no, aspetta, qua andiamo un po' più in profondità. Non di tanto. Ma siamo dove eravamo prima? Cioè, ma ho girato in tondo e non me ne sono accorta? Bene, viva il senso dell'orientamento. Ok, quindi aspetta, dov'è casa? Allora, casa è per di là. Ok, allora proviamo ad andare da questa parte. Dopo
acqua, esclusione, voglio dire. Ah, è lo spino, cioè il problema però è che ha bisogno di respirare ogni tanto. Vabbè che ovvio c'ha l'ossigeno che gli scende a una lentezza esasperante, quindi direi che bisogna stare tranquilli. Ciao squalo. Ciao squalo. Un livello 74 potrebbe andarmi bene. Aspetta che ne ho visto un altro. Aspetta che ne ho visto un altro, ma questo mi viene incontro tanto velocemente. Dov'è? Laggiù, laggiù. No, 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 ci sta venendo incontro. Dov'è? Un 17, un 17, non me ne frega niente. No, mi sa che voglio uno di questi qua. Oh, quanti? Quanti squali? Quanti squali? Aspettate, 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 aspettate. Vi devo vedere il livello con molta più calma. Abbiamo un delfino? No, non mi interessa il delfino. No, delfino, delfino, spostati. Delfino. Delfino, spostati. Delfino, spostati. Grazie. No, delfino. Togliti dalle scatole. Oh. Ma porca miseria. Cioè, ma davanti alla faccia. Allora, un 39. No. Quello, 118 cosa? Ah, oh, no, delfino, niente. Poi non è un delfino, è un ittiosauro, dannazione. Però mi viene da chiamarlo delfino. Un 17 schifo, no. Un altro 17, tutti 17. Il gruppetto dei 17, ok. Ah, quel 74 potrebbe fare al caso nostro. Dov'è 74? Quello là. È così quasi. 74. Aspetta che qua ce n'è. No, 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 non volevo fare questo. Non volevo fare questo, ok. Quello è un 52 ed è anche tanto tanto ferito. No, allora direi di andare sul 74. 74, scusi. Sto cercando di attirare la sua attenzione. No, 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 la freccia mi è partita malissimo in una direzione che non ho scelto io. Sì, mi stanno seguendo tutti. E il 74 quale sarà? Non lo so. Le gioie sottomarine di Ark. Di nuovo facciamo il controllo. 17, ok. Ma riuscirò a farli fuori? Ah, no, no, aspetta, aspetta, aspetta. Gli sto finendo in bocca, gli sto finendo in bocca. Aspetta, c'ho il cane che si sta agitando. Mi sta aspettando. Pipì, stai ferma, ti prego, ok? Cioè, adesso è uno squalo, dopo sarà il plesiosauro. Mi serve che tu stia ferma. Stavi dormendo, dormi. Cioè, c'ho il livello di difficoltà oggi col cane sulle ginocchia. Dicevamo, 17. Riuscirò a farli fuori con il rospino, i 17. Ah, rospino, dai, facci vedere chi sei, rospino. Facci vedere chi sei, rospino. Secondo me ci mangiano male, secondo me ci mangiano male. Ah, troppi squali, no, 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 stavo scherzando, non ci provo più, non lo faccio più, lo giuro. Scusate, tutti in fila, tutti in fila. Lei mi è un 39, proviamo a far fuori il 39. No, ma non ci credo, sta scappando. E abbiamo fatto fuori lo squalo con il rospino. Ok, rospino, sei fantastico, ti adoro. E tutti gli altri squali si sono spaventati molto e sono scappati. Molto bene. Lì c'è un 21. Ho visto un 43 di sfuggita. Che direi di no. Lì, ti prego, dimmi che sei 74 che mi sta venendo incontro. No, è il 17. È il 17, ma ce n'è anche un altro. Che forse è l'altro 17, forse è il 74. Non lo so, non lo so, troppo casino, troppo casino. Allora, quello scuro è il 74, perfetto. Allora, vediamo di attirare lui e lasciamo allontanare gli altri. Ma, non si gira? Tizio, tu mi dovresti venire incontro? No, no, ma non mi si fila. Cioè, non mi si... Ah, ok, ok, ok. Ecco, non posso fare la retromarcia con il rospino. Con il rospino. Aspetti, aspetti, aspetti. No, 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 ne stanno arrivando tanti. No, ragazzi, ma smettiamola di fare queste cose. A chi ci sta venendo incontro? Il 74, bene, 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 74. Aspetti, aspetti, no, 74, non si allontani. Non mi si allontani, lei chi è? Lei chi è? Lei chi è? No, 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 no. Lei deve essere un 17. Da come la sto ferendo male, penso che lei sia un 17. Cioè, ma guarda il rospino. Guarda il rospino quanto è cazzuto. Cioè, zitto, zitto. Sì, è
anche lo squalo zitto zitto se ne va. Ah, quanto odio il mondo sottomarino di Ark. È tutto, tutto molto più difficile sott'acqua. Cioè, non che fuori dall'acqua sia facile, ma sott'acqua. Bravo, incastrati lì. Incastrati lì, Lillo, aspetta. Sei incastrato? No, ma manco per una cippa. Ciao. Ah, ci sta venendo addosso. Ok. Io veramente spero che l'audio si senta, perché sennò sono nella cacchina. Salve, buongiorno. Aspetti, aspetti, aspetti che vado più arriva. Lei ci viene qua? No, non ci viene qua. Lei mi è il 74. Good, good. Aspetta che gira. Me lo sento che ora gira e rispunta per di qua. Bravo, Lillo. Bravo, Pucciolo. Bravo, incastrati lì, incastrati lì. No, dai, eri così bravino. Ah, aspetta, 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 aspetta. Ma, questo è il 74, no? Perché non me lo ricordavo così rosso. Guarda, se mi svieni vicino arriva, ti voglio tanto bene. Ma davvero si è bloccato lì? Ma scusami, ma sei il 74? Sì, è il 74, ma non me lo ricordavo così rosso. Aspetta, quello non è il 74. Quello non è il 74. Aspetti, 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 aspetti. Quello cos'è, cos'è, cos'è? Non ho visto il livello. È un 21, è un 21. Ok, 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 ok. Ah, no, no, il 74 si è liberato. Aspetti. Non mi attaccate tutte e due, dai. Ma no, ma il 74 era incastrato in maniera bellissima. Non mi fuga, non mi fuga. Aspetta, io sento versi. Cioè, sento rumori brutti. Vabbè che sott'acqua si sentono tanti rumori brutti. Non mi andare in superficie che ci muori, scemo. Ma perché? Ma che problemi hanno gli squali? Guardalo. Ciao. Ah no, aspetta, aspetta, è svenuto. È svenuto. Aspetta, no. Cioè, mi è svenuto praticamente fuori dall'acqua. Ma morirà per questo? Spero di no. Ah, c'era un altro squalo qua. Ma è bellissimo, è rosso. Aspetta, ti prego, dimmi che livello sei. Oh, livello, è livello 43, peccato. Cici, vieni, dammi carnina. Cioè, carnina, dammi pesce. Dammi anche narco. No, narco ce l'ho già io, a posto. A posto così, Cici. Pesciolini, narco e dovrebbe essere a posto. Sì. Ah, c'è sto squalo, aspetta che... Cos'è, il 43? Non so che livello sei, ma ti voglio fare fuori perché mi metti ansia. Però sei bellissimo. Ma è bellissimo. Ha un colore blu meraviglioso. Riusciremo a farlo fuori? Speriamo di sì. Ah, mi sta girando la testa. Non ci capisco una mazza. E c'è morto. Tanto, tanto male, peraltro. Ok, dov'è il mio squaletto che spuntava? Ma secondo me ci muore questo squalo messo qua così. Cioè è molto fuori dall'acqua. Beh, le branche ce l'hai in acqua, quindi forse in teoria no. Cioè non lo so, Cici, ma ci stai morendo? No, forse no. No, non ci sta morendo, però siamo al 3.7%. Ci vorrà un'eternità. Va bene, non importa. Guarda, c'è un isolotto qua dove poterci riposare e tenere d'occhio lo squalo. Oh, fantastico, fantastico. Ci è andata fin troppo bene, non ci credo. Succederà quindi qualcosa di terribile a breve. Fammi togliere sta roba, che senti Regineto che respira col boccaglio e qualcosa di osceno. E giusto per curiosità, casa dov'è? Dicevamo il senso dell'orientamento. Vabbè, non importa, la troveremo. Ah, vedi là! Ma sì che è là dietro. Ma sì, dai, dovrebbe essere là dietro, dovremmo essere anche abbastanza vicini. O forse per di là, non lo so, non mi interessa. Ma guarda come ci viene comodo, che lo possiamo tenere sotto controllo da qua. È fantastica questa cosa, mi piace veramente tanto. Peraltro, dovremmo a breve andare a cercarci una zona dove poter creare la nostra base marina. Cioè la base dove mettere tutte le creature d'acqua. Quindi significa che a breve dovremo costruire. Dobbiamo farci un progettino, Ginetto. Oh, guarda il Basilosaurus, guarda quante mante. Porca miseria, mi devo addomesticare un acribio di manta.
Speriamo non vengano ad attaccare lo squalo. Ascolta, allontaniamoci, non attiriamo troppo la loro attenzione. Ruspino, ma lo sai che ti sei rivelato essere... Cioè, sei stato fantastico. Io non me l'aspettavo che riuscissi a far fuori gli squali. Invece sei super cazzuto, bravo. Allora, nel frattempo si è fatta notte, siamo all'80.8%, ci sta volendo un'eternità, io non mi ricordavo che per il megalodonte ci volesse tutto sto tempo, dannazione. Cioè, peraltro sto scemo ci ha svenuto praticamente quasi totalmente fuori dall'acqua, c'ha solo la testa sott'acqua, io spero che appena si addomestica non, tipo, non muoia ma torni in acqua in posizione orizzontale, possibilmente che non rimanga inchiodato così. Ah, magari era il caso di andarci a fare la sella nel frattempo. Ah, cacchia nonna. Vabbè, al massimo lo metto nella sfera poché, cioè, sai che problemi. Cioè, farsi problemi quando non ci sono. 99.2. Cioè, 99.2 ti fermi. Ma perché arrivano sempre a 99.8, 99.2? Cioè, è una tortura. È una tortura. Io lo considero un bug, sappiatelo. Sta cosa va risolta. Insieme al quoziente intellettivo delle bestie, che deve essere assolutissimamente alzato, perché voglio dire, cioè, guarda qui, dimmi se questa è una cosa furba da fare per un megalodonte. Vabbè. Aspetta però, prima che arrivi al 100%, proviamo a fare il salto dello squalo, una cosa scema, tanto per passare il tempo. Sì, ce la faccio una. Vabbè, sto rospo fa dei salti incredibili. Il salto dello squalo è bellissimo. Dello squalo, del megalodonte, vabbè, per l'amor del cielo, chiamiamolo con il nome vero. Si è addomesticato! Non mi è comparso il messaggino, ma vedo la scritta! Ciao Cicci! Mi segui? No, non mi segue. Forse è inchiodato male. Ciao Pucciolo! Aspetta che ti metto nella sfera poché. Ciao Pucciolo! A che livello mi sei salito? 102! Ah però, 102 mi va molto molto bene. No, perché non riesco a metterlo nella sfera? Dai Cicci! Ci diamo una mossa! Perfetto, aspetta, zainetto che ci ho lasciato tutto. Yeee! Yeah! E nel frattempo si è fatta mattina, yupi! Oh, che bello, ma come ci è andata bene col megalodonte che si è inchiodato qua, ma come siamo contenti. Cioè, scusa, perché inventario troppo pesante? Ma per il pesce? Guarda! Ma quando è che ho raccolto le perle? Non me ne sono accorta. Aspetta, ma scusa, è il megalodonte che mi pesa così tanto? Ma non che non pesa così tanto. È nella sfera poché. Fammi buttare il pesce, tanto lo recuperiamo quando ci pare. Ok, ora ce la facciamo? Rospino? Sì. Devo aumentargli il peso al cicci qua. Guarda che sale, è troppo bellino. Ok, non so chi ha visto la serie di Dissenter, ma chi l'ha vista sa che ci divertivamo molto con Jack a fare le gare di tuffi con le bestioline che catturavamo. E direi che in questo il rospo batte tutti, cioè voglio dire, pluff, cioè guarda che tuffoni che ci fa. E in tutto ciò io mi sono persa, dove Cribby è casa? So che è vicino, so che è molto vicino, ma non so bene dove, forse di là. Ah, benedetto senso dell'orientamento che mi manca. Con Cripto è sempre molto più facile dall'alto, dannazione. Da qui non vedo una mazza, non ho punti di riferimento. No, penso sia di là. Penso, spero. Credo. Confido nel fatto che casa sia per di là. Guarda chi c'è fuori dall'acqua. Ma ciao Lizictis, sei incastrato male Cicci, mi saresti servito prima che mi serviva Primefish, maledetto. Cioè, e di nuovo torniamo a parlare della petizione per aumentare il livello di intelligenza delle creature su Ark. Cioè, ma dimmi te se una bestia marina deve stare così. Cioè, piantata male, arenata in questo modo. Vabbè, io non ho parole ragazzi. Cioè, ci hanno aggiunto la possibilità di aumentare la velocità delle bestie volanti. Voglio dire, aumentare anche il livello di intelligenza non dovrebbe essere questo problema, no? E invece a quanto pare sì. Comunque io casa non la trovo. Ci siamo persi. Che sicuramente è tipo qua dietro.
Cioè, tipo, è a 2 metri da me, ma io sto continuando a girare intorno e non la vedo. E invece qui! E invece è qui! C'eravamo quasi! Abbiamo girato come dei deficienti sull'isola laggiù, però adesso siamo arrivati a casa. Yeah, Crypto, vieni qua che abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo andare nella zona dove ci sono i Plesio. A sto punto, sai che faccio? Io metto anche il rospino nella sfera. Mi sa che ce lo portiamo appresso. Che non si sa mai, può sempre essere utile, può sempre essere utile. Ah, e prima di... Aspetta, fammi togliere le pinne. Ok, perfetto. Così ci muoviamo un attimino più facilmente. Ah, come andiamo molto più veloci. E ci dovremmo fare però... Aspetta, la sella per il megalodonte, che io non ce l'ho. Poi da qualche parte dovremmo avere anche una zattera noi, però non, in questo momento non so dove sia, non me lo ricordo. Mi ricordo che si era spostata a un certo punto. Senza che noi la toccassimo, qualcuno aveva preso la nostra zattera, però dettagli. Megalocero, no. Il Megatherion, no. Megalosauro, no. No, mi sa che lo dobbiamo creare noi. Allora, la zattera potrebbe esserci utile, però mi sembra di ricordare che la zattera, tipo, non possiamo prendere e portarla via. Dove l'abbiamo là? Dai, laggiù, guarda. Non me la fa mettere nella sfera poiché la zattera, vero? Mi sa di no. Vediamo, opzioni. Smonta vela, posso smontare la vela? Libera la zattera, cosa vuol dire libera la zattera? Già, non è che ce l'ho prigioniera. Ma che opzione è libera la zattera? Vabbè. Esporta dinosauro. No? Ma perché è una zattera più che altro, non è un dinosauro. Oddio, no, però no. No, vabbè, ma non posso arrivare dove ci sono i plesiosauri con sta roba. Cioè, ci metteremo 3000 anni. Fanno in tempo a estinguersi tutte le creature di Ark. No. Andiamo con Crypto. Aspetta. L'odio per le zattere continua. E andiamo con Crypto e ce ne costruiamo un altro. Fa nulla, tanto non dovrebbe volerci troppo. Siamo un po' dei babbei. Stavamo andando in una zona super super mega lontana. Ma guarda che c'è un altro Lizictis mezzo arenato. No, non dico più niente, basta. L'ho già detto 30 milioni di volte. Cosa bisogna fare qua? Niente, basta, non voglio neanche più commentare. Ignoreremo tutto ciò. Dicevo, noi stavamo per andare nell'angolo più estremo della mappa a cercare i plesiosauri e non ci portiamo dietro il Quetzal, che ok, è vero, ci metteremo 30 miliardi di anni per arrivare con il Quetzal, però non importa, con calma arriviamo e almeno abbiamo tutto quello che ci serve a portata di mano e soprattutto abbiamo un punto di respawn che sappiamo bene su Ark, fa sempre comodo. Benissimo, allora vediamo se abbiamo tutto quello che ci serve sulla base, sul Quetzal. Carichiamo magari qualche munizione in più, visto che dobbiamo andare sott'acqua, mi serviranno un bel po' di frecce narcotizzanti. Questo mi caga proprio in faccia, grazie Lillo. E poi vediamo di partire!